Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove vado a parlarti di dispensa Slap. È una dispensina fatta da 10 lezioni, in cui andiamo a impostare il movimento del pollice usando degli esercizi creati appositamente per farti meccanizzare alcuni movimenti. Puoi andare sul mio sito www.carlochirio.com, poi vai a cercare in ebook Dispensa Slap, ci clicchi, viene questa pagina dove se vuoi puoi scaricare comunque gratuitamente la dispensa, queste 10 lezioni in PDF, vai verso fondo pagina, download gratuito di Dispensa Slap. Se vuoi anche invece gli audio per poterti esercitare, e comunque penso che siano molto importanti, vai allora nella parte superiore e con una donazione minima di 3 euro, ti puoi prendere anche gli audio insieme. Sono oltre 100 basi audio, 400 megabyte di MP3 a tutte le velocità con basso, senza basso. Adesso poi andiamo a vederle e puoi acquistarlo di qua con appunto minimo 3 euro se vuoi. Anche pagamento con PayPal volendo. Allora, andiamo a vedere ad esempio un esempio di lezione 1. Quindi all'inizio è molto semplice, ci sono poche spiegazioni che vengono fatte qua nella prima pagina. Far partire gru di batteria, suonare di fila tutta la lezione ripetendo ogni riga 4 volte. Quindi io qua ho la lezione numero 1 suddivisa in 5 mini groove. Devo andare a suonare 4 volte ogni riga. Questo per seguire gli audio che sono di qua. Adesso io ho preso quelli della lezione 1. Ho da 70 a 130 bpm senza basso, poi ho questi tre interessanti bassi incipit in cui viene suonata la prima volta la prima riga, poi lo ripeti tu 3 volte e poi passa alla successiva, così via, sempre con il primo giro con il riferimento del basso e gli altri senza. Poi abbiamo invece l'esercizio fatto a una velocità interamente con il basso, così puoi sentire come deve suonare. Poi qua nella spiegazione appunto dico che fare gli esercizi lentamente è importante quanto farli velocemente, perché nell'impostazione del pollice il movimento quello giusto, tra virgolette, lo si ha quando si va veloce, perché non andiamo a pensare troppo quello che facciamo e il movimento di rimbalzo, come vediamo, viene più naturale, mentre invece quando lo fai lento è tutto un pochettino più rigido. Poi, appunto, il pollice deve meccanizzare il movimento e rimbalzare colpendo la corda come una frusta, altrimenti il suono viene stoppato, ok? L'impostazione del pollice è una cosa che comunque è molto personale e ci sono tantissimi bassisti, tutti bravissimi, che lo fanno comunque con tante angolazioni, tanti modi diversi. Principalmente io riconosco due metodi molto validi per farlo. Il primo, quello che non utilizzo, o meno che qua anche nel disegnino non consiglio di utilizzare, ma si può benissimo fare se già ti viene bene, è quello di colpire in maniera verticale, andando a finire con il pollice sulla corda sotto successiva. Questo, secondo me, è già un movimento del double thumb, perché il movimento in giù del double thumb verrà poi fatto il rimando in su. Quindi lo considero un pochettino più come un pollice appunto nella direzione double thumb, mentre il pollice più tradizionale io lo utilizzo parallelo o quasi alla corda che devo suonare, carico con il polso, colpisco e vengo via ricaricando e poi andando eventualmente a stoppare con il palmo, con questa parte del palmo. Questo dello stoppaggio è molto importante come cosa, perché se noi facciamo risuonare tutte le corde, non riusciremo a suonare
bene alcune cose. E negli esercizi ci sono proprio delle cose fatte specificatamente per questa cosa. Ad esempio, all'inizio i primi due vado a colpire senza pause, Mi, Sol, quindi corda di Mi. In cui non ho bisogno di stoppare, ma nell'esercizio già 3. Quindi perché? Perché sono fatte per avere per cercare il nostro suono di pollice col rimbalzo senza fermare la corda. Nell'esercizio 3 io ho uno di pausa, quindi mi, pausa, mi, pausa. Dove io invito proprio nella pausa a salire con il palmo e stoppare. Scusa, adesso ho mischiato un esercizio con l'altro, però l'idea è quella, quindi nelle pause vengo su, ricarico il pollice e stoppo. Poi l'esercizio 5 invece vado a mettere corda di Mi 4 volte e poi Do preso sulla corda di La. Un'altra cosa molto importante è quando cambio corda, l'angolazione del mio pollice non deve cambiare, ma devo spostare tutta l'impalcatura giù. Questo perché se spostassi e rivenissi su, cambierei il mio movimento e quindi rimarrebbe diverso da una volta all'altra. Invece la meccanizzazione sta proprio nel ripetere tante volte in maniera uguale e perfetta lo stesso movimento. Quindi quando cambio corda devo spostarmi. Quindi come vedi, è una cosa graduale e fatta a piccoli step per ottenere certi risultati di meccanizzazione. Nell'esercizio qua andiamo, ad esempio, ti faccio sentire un pochettino il basso incipit, questo qua dove suona il primo una volta, io vado a rispondere 3 volte, poi passo a quello successivo. Proviamo a suonarlo così vediamo un pochettino. Devo, scusami, farlo partire di qua. Ok, primo giro suona lui. Entro io. Cambio corda. Entro io. Con la pausa. Stop. Cambiamo corda, quindi vai giù. Stop. Ultimo. È finito. Ok, quindi lui parte e tu puoi andargli dietro. Abbiamo suonato comunque quasi 2 minuti facendo tutti gli esercizi di fila. Come hai sentito nell'ultimo, dove devo cambiare corda? Quando vado a cambiare corda, è molto importante che col palmo vada a stoppare quello che ho appena suonato, perché altrimenti suonerebbe così. Senti che l'ultimo suono viene mangiato dalle frequenze del Mi che continua a vibrare, quindi io quando suono 4 volte, mi sposto col palmo con questa parte qua, stoppo il Mi e di qua ho comunque il mio movimento. Vedi che quando colpisco questa non può suonare in questo punto. Ok, spero che ti possa essere utile questo video. Magari prossimamente vado a farti vedere qualche altra lezione e ne riparliamo. Nel frattempo, scrivimi qua sotto nei commenti se reputi interessante questa cosa, se anche tu sleppi così. Cosa vorresti imparare? Ti ricordo qua quindi ancora sul mio sito, vai a prendere
Dispensa Slap, se vuoi scaricati il PDF, altrimenti con una minima donazione di 3 euro puoi avere anche tutti gli audio, come hai visto, a tutte le velocità per poterti esercitare al meglio. Grazie ancora per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao, a presto Carlo.